Una centrale per smantellare auto rubate e ricettarle è stata scoperta a Napoli dalla polizia municipale. Individuata anche una discarica a cielo aperto, 4.000 metri quadrati di rifiuti speciali che invadevano addirittura uno svincolo stradale. Tre materiali è stato trovato anche dell'amianto. È in via De Roberto che i vigili urbani del nucleo Polizia Investigativa Centrale hanno attivato i controlli. Si tratta dell'ex area denominata Scasso. All'interno delle baracche a cui sono stati posti sigilli dalle forze dell'ordine erano stati realizzati box abusivi dove venivano nascosti e smantellati i veicoli rubati. Nei capannoni sono stati ritrovati centinaia di attrezzi per scassinare le auto e più di 300 centraline elettriche di varie case automobilistiche da utilizzare per bypassare i sistemi antifurto e rubare i veicoli senza difficoltà. E poi centinaia di chiavi falsificate, motori, cambi, sportelli e cruscotti delle più prestigiose case d'auto, come Mercedes, Audi, BMW e Porsche. Intanto le autorità competenti sono al lavoro per far partire le operazioni di bonifica dell'area trasformata in discarica abusiva.